The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmands, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. To make a change, just relax, take it easy. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. If you want, you can marry, look at me. Ristorante Gourmands, presso Hotel The Building, in via Montebello 126, Roma. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Roma Multiservizi S.P.A. da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo l'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it. Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. Siamo partiti con una situazione molto difficile, per questo ci abbiamo messo 2 mesi in più ad approvare il bilancio. Non volevamo fare tagli, quindi abbiamo lavorato per trovare risorse, efficientare la spesa e fare un bilancio che non solo non contiene tagli, ma che ci consente di fare di più. Non c'è nessun taglio alla cultura né all'estate romana, che sarà forte e bella come l'anno scorso. Investire sulla cultura è una cosa positiva e che aiuta molto la nostra città. Queste le parole del sindaco Gualtieri sul bilancio di Roma Capitale. Cerchiamo di capire insieme agli ospiti dell'odierna puntata cosa succede e cosa succederà e soprattutto se insomma le cose sono state fatte bene oppure no. Diamo il bentornato al presidente, al vicepresidente nazionale, presidente Roma di Assotel, Francesco Gatti, bentornato. Bentrovati, buongiorno. In collegamento il consigliere dell'Assemblea Capitolina per Fratelli d'Italia, Federico Rocca. Buonasera. Salve, buonasera. Il consigliere, membro della mobilità e commissione speciale PNRR, Francesco Carpano. Buonasera anche a lei. Buonasera a voi. Allora, innanzitutto, si è chiuso il bilancio, l'abbiamo capito, 2 mesi. Rocca, si è chiuso il bilancio, Gualtieri dice che non ci sono stati tagli, eppure sembra che sulle fondazioni, sulle partecipate, si sia abbattuta una scure. È così? Sì. Allora, c'è ovviamente un taglio sulle fondazioni, c'è un taglio sulla cultura importante di circa 20 milioni di euro. E c'è il fatto che è stato, per esempio, sulla parte del piano investimenti si è fatto poco perché stanno aspettando il rendiconto di fine marzo del 2023, dal quale già vi dico subito che emergerà che hanno impegnato il 30% dei fondi del 2022, quindi il problema di questa amministrazione non è tanto avere o non avere i soldi, è avere la capacità o meno di impegnarli e di renderli operativi e di rendere le opere concrete per i cittadini. Quindi sono il 30% dei fondi del piano investimenti sono stati impegnati, quindi vuol dire il 70% sono ancora a disposizione. Questo lo scopriremo a fine marzo. Arriva una quota
Lo scopriremo certo. Vivendo, come dice quella famosa canzone. Prego, Rocca. No, stavo concludendo dicendo che tra l'altro arrivano a votare il bilancio il 28 febbraio, quindi siamo stati per 2 mesi in dodicesimi e sappiamo che per l'amministrazione lavorare in dodicesimi significa contrarre la spesa, ossia si può spendere un dodicesimo di quello che sarebbe il bilancio annuale, e questo ha fortemente penalizzato soprattutto la parte dei servizi sociali, dove non abbiamo visto un impegno di risorse in più, mentre purtroppo, ahimè, nella città di emergenze sociali, di necessità di intervenire in quel settore ce ne sono tante e non c'è stato un aumento di un euro sulla spesa del sociale. Vediamo tante voci finanziate con il famoso PNRR, che oramai sembra la panacea di tutti i mali, ma quei fondi ad oggi sono ancora delle poste fittizie, vanno fatti i progetti, vanno fatte le gare e va seguito tutto un iter per rendere operativi quei fondi. E tra l'altro, senza dimenticare che i fondi PNRR sono una parte a fondo perduto, chiaro, e una parte a debito, e per il momento noi stiamo impegnando quelli a debito, quindi allora, sarebbe il caso di spenderli bene. Carpa, non lei appunto è membro della commissione speciale PNRR, si ne parla tanto di questo PNRR, come ha detto poco fa Rocca, santo il PNRR, nel senso che c'è stato in qualche modo proposto come qualcosa di salvifico per il sistema Paese Italia, stiamo scoprendo invece strada facendo che è assolutamente difficoltoso poi mettere a terra i bandi europei per una serie di motivazioni, innanzitutto perché ci mancano le competenze, quindi non abbiamo delle skill adeguate e questa è una problematica che ci portiamo dietro da tantissimo tempo, ricordiamo che siamo veramente campioni del mondo nel non saper spendere i soldi che l'Europa ci dà, nonostante noi siamo il terzo contributore europeo. Poi c'è un'altra problematica importante invece, che questi bandi sono farraginosi, sono difficili, sono pieni di burocratese, è molto 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 più complicato rispetto a quello che c'era stato detto. Come vi state muovendo, dato che lei è commissione rappresentante della commissione speciale PNRR e le parole che ci ha detto Rocca sono veritiere? Allora, il PNRR è un'opportunità per la PIA, per recuperare quello che in passato non aveva, cioè fare di necessità virtù. Dobbiamo spendere tanti soldi e per questo dobbiamo, diciamo, rafforzare la nostra capacità di spesa, di gestione dei procedimenti amministrativi, di RUP e di dirigenti. Questo è stato fatto creando una direzione apposita del Comune di Roma per appunto dare seguito a questo tipo di spesa. Quindi per me la cosa più importante del PNRR, oltre ai soldi del PNRR, è quello che rimarrà dopo il PNRR in dote alla pubblica amministrazione, perché questi funzionari che sono entrati nella PA romana resteranno anche dopo e dovranno andare a ricostruire la macchina amministrativa. Quindi questo è un portato molto importante. Il secondo aspetto importante del PNRR è quello che se ne fa con il PNRR, perché se facciamo solo degli investimenti che hanno una ricaduta breve non ha senso, dobbiamo fare investimenti con una ricaduta a medio periodo e su questo l'impiantistica per il trattamento dei rifiuti, la mobilità sostenibile, sono tutte cose che vanno in questa direzione. Però mi faccio dire una cosa, direttore: quando si parla di bilancio, cioè dei soldi che stanzi per il futuro, io credo che interessi il giusto ai cittadini, cioè i cittadini guardano quello che è stato erogato finora. Perché se io metto 1 milione ma poi ne spendo 100.000, io di quel milione che è stato stanziato me ne faccio poco, mi interessa di quello che ottengo realmente, la differenza tra quello che è stato promesso e quello che è stato fatto. Per cui io fino ad oggi ho visto ben poco, mi auguro che il sindaco investa ed acceleri sullo spazzamento delle strade, sulla mobilità, sul decoro, perché queste sono le esigenze basilari dalle quali partire, avere strade pulite e intatte possibilmente. Mi rendo conto che sia una cosa forse troppo basilare, però una città per stare in piedi deve ripartire da queste basi. Quindi io, più che valutare il futuro di questo bilancio, faccio un bilancio a questa amministrazione e le chiedo di cambiare passo. Sì, lei sicuramente chiede all'amministrazione di cambiare passo, però poi in realtà ci sono delle problematiche importanti. Io voglio ricordare ad entrambi delle date che sono delle date fondamentali. Parliamo di Ryder Cup, parliamo ovviamente di Giubileo, parliamo di Expo, probabilmente, incrociamo le dita, parliamo di 2033. Roma nei prossimi 10 anni ha la possibilità veramente di decollare. C'è questa possibilità. Bene. E con tutta una serie di eventi. La domanda è, però ci sono dei tagli, noi abbiamo capito che non si riesce a spendere bene tutta la... ci ha parlato Rocca di un 30% rispetto alla possibilità di spesa. Roma si farà trovare preparata rispetto a tutti questi grandi eventi? Perché possono essere grandi opportunità
o possono diventare anche, diciamo, l'opposto, perché se poi i turisti o i pellegrini vengono e Roma non è preparata, ragazzi, poi non ci riprendiamo più. Che ne pensa Carpano a seguire Rocca? Sì. E poi vorrei sentire anche il presidente Gatti a riguardo. Prego. Allora, due, il primo, no, non ci servirebbe un evento di portata internazionale per avere una città che funziona, perché dovrebbe funzionare a prescindere dagli eventi. Questo mi sembra, diciamo, l'ABC. Secondo, sul Giubileo, che è tra meno di 24 mesi, credo che sull'aspetto del decoro, perché non possiamo fare una metro in meno di due anni, possiamo fare in modo che le aiuole siano potate, che i marciapiedi siano spazzati, su quell'aspetto là vedo che invece in AMA non c'è quel processo di riforma che metta in condizione i lavoratori di lavorare bene, i dirigenti di fare il loro lavoro e una città di essere più pulita. Quindi oggi, le do questa notizia, direttore, noi in commissione ambiente e bilancio abbiamo rinnovato il CDA di AMA. In commissione ambiente è passato per un solo voto. Questo vuol dire che c'è una grande disaffezione anche da parte della maggioranza, e io sono all'opposizione, però questo lo segnalo, nei confronti di un'azienda che ormai siamo a più di un anno e mezzo, non sta dando quelle aspettative che uno invece... Che non sta dando quelle aspettative. Per cui io appunto mi auguro che questa città vada avanti a prescindere dai grandi eventi e che soprattutto sulla... Però Carpano, mi perdoni, mi auguro... Cioè, i cittadini si sono anche un po' stufati dei mi auguro, di vorrei, ma non posso. Governassi io, direttore... Lo so, ma qui c'è bisogno di risultati. Allora, le faccio un esempio, Rocca. Il termovalorizzatore, abbiamo parlato di mantenere una città pulita. Perfetto, il termovalorizzatore è stato annunciato ormai più di un anno fa. Perfetto, uno può essere d'accordo oppure no. Nel frattempo diamo il ben arrivato per il Movimento 5 Stelle ad Alessandro Ieva. Grazie. E era stato annunciato come una così: facciamo il termovalorizzatore. Ok, nel 2025 il Giubileo arriveranno 16, 17, 18 milioni di pellegrini e questo termovalorizzatore non sarà ancora pronto. E che facciamo? Dove la mettiamo tutta questa sporcizia? Cioè, c'è una disorganizzazione politica pazzesca, Rocca, che ne pensa? Perché questo poi, i cittadini vogliono risposte, con i perché, i sarai, in bocca al lupo, forse, basta. Allora, su questo tema io devo purtroppo ripetere quello che ripeto al sindaco Gualtieri dall'inizio di questa consigliatura, vale a dire che il termovalorizzatore, poi per sua stessa ammissione del sindaco, perché lo abbiamo costretto ad ammetterlo, non sarà pronto per il Giubileo, quindi un'opera per la quale lui ha ricevuto i poteri come straordinari, come commissario per il Giubileo, per poter fare anche il termovalorizzatore, quindi andare in deroga al piano dei rifiuti regionali, non sarà pronto per il Giubileo. Quindi noi continueremo, e questo lo dobbiamo dire ai romani, con l'attuale gestione, vale a dire continueremo a portare i rifiuti fuori regione, in giro per l'Italia e in giro per l'Europa, pagando una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni di euro all'anno, perché il termovalorizzatore non sarà pronto. Più di 24 ore fa ACEA ovviamente ha presentato al Comune la proposta per realizzare il termovalorizzatore, ovviamente adesso si aprirà una procedura di gara ad evidenza pubblica, ma siamo ancora ai pezzi di carta, siamo ancora alle progettazioni, quindi è impossibile immaginare che il termovalorizzatore sarà pronto per il Giubileo. Non si è pensato per esempio a utilizzare o a comprendere nel piano dei rifiuti San Vittore, perché c'è già un impianto che poteva essere in qualche modo utilizzato per far fronte all'emergenza di Roma. Non ci sono i famosi biodigestori che sono stati annunciati anche lì dal sindaco, su aree che noi abbiamo contestato, ma comunque aveva annunciato questi due impianti di biodigestione che non sono rientrati nei fondi, diciamo, per il PNRR, quindi dovranno trovare altre risorse se vorranno realizzare questi due biodigestori. Quindi sul tema dei rifiuti questa amministrazione è a zero. E quello che diceva il collega Carpano, che non abbiamo visto traccia di questa riorganizzazione strategica dell'AMA. Si continua a vivere e alla giornata, si continua ad incorrere le emergenze e noi quegli eventi che lei ha raccontato li subiremo, non li gestiremo. E questa è la cosa più triste che noi purtroppo stiamo raccontando e racconteremo ai romani. Noi non stiamo dominando gli eventi, ma li stiamo subendo. Sulla Ryder Cup non siamo pronti, avete visto interventi sulle arterie della mobilità e della viabilità che dovranno portare decine e decine di migliaia di appassionati a Guidonia, cioè sia nei campi di golf di Marco Simone. No, avete visto interventi importanti sulle infrastrutture per accogliere i turisti durante il Giubileo? No, anzi, abbiamo denunciato che ci sono poche risorse per mettere a posto i famosi
ascensori e scale mobili delle metropolitane che si fermano un giorno sì e l'altro pure, quindi permettendo a molte persone, soprattutto con difficoltà motoria, di non poter usufruire di un servizio come la metropolitana. Ci sono solo 8 milioni di euro e tra l'altro per alcune fermate, come se le altre non avessero questo problema. Chiaro. Quindi l'analisi è drammatica, non è che noi cittadini vogliamo essere pessimisti. Noi abbiamo, almeno dal nostro punto di vista, il dovere di dover raccontare la verità. In più però di dover fare un qualcosa in più, ossia di suggerire all'amministrazione degli interventi e di renderci parte attiva nel fare delle proposte. Ma se poi le proposte vengono tutte sistematicamente bocciate solamente perché si va avanti a colpi di maggioranza, va bene, hanno i numeri e lo possono fare, però che alle loro parole, ai loro proclami seguono delle azioni, altrimenti il gioco poi non regge. Allora, qui abbiamo il piacere di avere con noi il presidente Gatti Assotel. Una delle criticità, visto tutti questi grandi eventi che verranno, ci sono programmati, una delle grosse criticità è il turismo. Allora, Presidente, lei già mi sta dicendo che per la Ryder Cup, che è in realtà degli eventi a venire, quello più piccolino, a livello numerico parlo, già oggi c'è difficoltà nel trovare posti negli alberghi, perché ricordiamo che quasi un terzo degli alberghi sono ancora chiusi. Cioè la nostra città ha una serie di problematiche, vogliamo farla diventare la città dei 15 minuti, perfetto, vogliamo far implementare il turismo, perfetto, vogliamo diciamo che la città, la regione non sia più romanocentrica, ma in qualche modo promuovere anche Ostia, zona limitrofe, perfetto, ma poi mancano le strutture ricettive. Mancano in questo momento, sono rispetto al 2019, sono ancora mancanti circa 400 alberghi su 1200 che sono chiusi. Noi oggi ci troviamo con il lavoro organizzato, cioè quello fatto di gruppi, contratti pluriennali, eventi, congressuali, eccetera, ci troviamo difficoltà a poter mettere a disposizione i numeri richiesti dai appunto i grandi operatori. Quindi questo è un problema che si moltiplicherà via via che si recupereranno i numeri del 2019, se non addirittura grazie a questi eventi si supereranno. Noi, per dare un numero, nel 2022 gli aeroporti di Roma tra gennaio e settembre hanno avuto 10 milioni di passaggi contro i 16 milioni del 2019. Quindi diciamo che già nel 2022 si è lavorato con presenze il 30% inferiori a quelle del 2019. Questa è la realtà dei numeri. A questo si sommano una serie di problematiche che, devo dire, leggendo poi un bilancio che per noi che facciamo impresa è come dire la Bibbia, perché lì noi possiamo vedere i costi e ricavi, vedere l'andamento, programmare il futuro, e vedo solo paradossi. Cioè, noi siamo costretti a fare dei contratti con i tour operator che sono carichi di tributi e tasse. Voi sapete che abbiamo la tassa di soggiorno più alta del mondo qui a Roma, che dobbiamo caricarla su un prezzo di una camera. Sapete che abbiamo una Tari che è fuori controllo per un servizio che al minimo è stato il 30% inferiore a quello del 2019, e tutto questo va a finire su un prezzo, quindi ci crea problemi di competitività. Qui mi si dice che noi che fatichiamo sia nella competitività sia nel riuscire a pagare tutte queste imposte, perché non riusciamo proprio a trasferirle sul prezzo, mi si dice che sono soldi che sono stati richiesti ma non sono stati neanche spesi. Quindi si seguita a rincorrere degli imprenditori che devono, dopo 2 anni e mezzo, 3 anni di difficoltà, riuscire a mettere insieme bilanci che rischiano di essere, come dire, al limite della liquidazione, se non del fallimento. Si dice sì, ma tutti i soldi che noi ti chiediamo, per i quali ti mandiamo cartelle, ti vessiamo con interessi, con spese, eccetera, eccetera. Cioè, no, ma quei soldi stanno lì, non ti preoccupare, poi vedremo. Se quello che noi con i nostri soldi paghiamo, cioè quel funzionario, sarà in grado di spenderli. Vedremo, ma scusate, ma la vogliamo finire? Vogliamo interrompere questo meccanismo del tasse, multe e sussidi e diventare una nazione seria? Volete aiutare il turismo? Non chiedete più niente. Il turismo si aiuta da solo, con quello che riesce a ricavare, con quello che è il suo lavoro, con quello che riesce a dare al turista. A me, quando mi si dice che vengono fatte una promozione che mi riempie l'albergo, mi fa sorridere.
perché sfugge alla politica che l'albergo, le persone vengono qui perché sono gli albergatori che gli alberghi e non la promozione fatta da un po' di promozione fatta dal comune. Questo è Tra l'altro, per quanto riguarda la promozione, devo dire, là potremmo aprire un nodo molto singolare, nel senso siamo assolutamente poco capaci da sempre a vigolare o promuovere le nostre eccellenze. Poi mi perdoni, era proprio per concludere. Prego. Ma insomma, noi siamo sull'orlo del burrone in questo senso, ce ne accorgeremo troppo tardi. Cioè noi abbiamo necessità di ricostruire un sistema che permetta la riapertura delle strutture alberghiere, che limiti e metta sotto controllo l'abusivismo di tutto l'ex alberghiero e che permetta così di poter rioffrire tutto quel lavoro al mondo del turismo organizzato che si chiama industria del turismo. Se non facciamo questo, noi rischiamo, come stiamo già facendo, di arrivare alla Ryder Cup piuttosto che all'Expo, piuttosto che cosa, con una richiesta di camere che non potremo soddisfare. No, chiarissimo. Allora, Ieva, qual è la sua posizione? Perché abbiamo parlato di un bilancio che si è appena chiuso, le parole, lei ancora non era presente, le parole del sindaco sono parole entusiaste, cioè nel senso abbiamo fatto un bilancio senza tagli, abbiamo lavorato per trovare le risorse, efficientare la spesa e nessun taglio alla cultura, ci sarà di nuovo l'estate romana e compagnia. Beh, quindi da quello che dice lui è soddisfatto, noi non possiamo giudicare, noi semplicemente narriamo le cose che succedono in modo libero all'interno di questo programma. Qual è il suo pensiero sul bilancio e soprattutto un'analisi che abbiamo fatto prima invece per quanto riguarda la nostra città, città che vede in arrivo degli eventi meravigliosi, pazzeschi, è un periodo che potrebbe essere invidiabile dal punto di vista del rilancio turistico, però già il primo step, il termovalorizzatore, non sarà pronto per il 2025, per il giubileo, ed è un grosso problema nella nostra città. So che voi non siete d'accordo per il termovalorizzatore, che avete altre idee. Allora, innanzitutto mi risponda sul bilancio e poi cosa si poteva fare in alternativa, secondo voi. Allora, guardi, intanto ascoltando le parole del sindaco non so quali dati abbia visto, perché oggettivamente è un bilancio deludente. Quando lo scorso anno entrata la maggioranza a governare Roma, hanno avuto un mese di tempo per organizzarsi e quindi è chiaro che la difficoltà era stata tanta e molto molti dei fondi erano si trascinavano a coda dell'amministrazione Raggi. E quindi abbiamo fatto anche un ragionamento, valutiamoli per 12 mesi, per un anno e cerchiamo di capire su questo bilancio, che è il primo bilancio vero e proprio che l'amministrazione Gualtieri ha fatto. Ma andandolo a vedere, innanzitutto, quando si parla di decentramento amministrativo fa sorridere, perché poi i municipi, che sono l'ente di prossimità, che sono quelli che hanno veramente il polso della situazione, quasi tutti i municipi o non hanno avuto addirittura fondi a livello di opere pubbliche, per esempio, o addirittura c'è chi, come il decimo municipio dove io sono consigliere, hanno riproposto gli stessi fondi che avevamo messo a bilancio noi, non avendo alcun fondo disponibile dal bilancio. Sì, però da quello che ci ha detto prima il consigliere Rocca si evince che in realtà i fondi ci sarebbero pure, non c'è la capacità di spenderli. Cioè lei sta dicendo un'altra cosa. Io sto dicendo una cosa che è molto importante, che è quella che non sono arrivati fondi ai municipi, e l'altra che la struttura è impreparata. Stiamo parlando di una capacità di spesa completamente inadeguata, perché per esperienza diretta, quando la scorsa amministrazione ero vicepresidente del municipio, siamo arrivati a fare un impegno fondi del 98%, mantenendoci poi sul 96% tutti i municipi. Con questa amministrazione non si parla di queste percentuali così elevate. Ciò che cosa comporta? Che quei fondi non vengono spesi e tornano nel bilancio capitolino. Quindi i municipi non hanno la possibilità di realizzare opere sul proprio territorio, di organizzare per tempo i servizi, e ricordiamolo che questo bilancio è stato approvato in ritardo anche per il discorso della legge di bilancio. Però fa sì che
per i due mesi di ritardo comunque non sono state potute essere avviate le gare d'appalto, per esempio, quindi siamo andati in dodicesimi. Ciò sì, lo diceva già prima il consigliere Rocca questo. Ok, quindi diciamo che le informazioni sono queste. È del tutto evidente che, per esempio, i fondi che ci sono sul PNRR riguardano più che altro il centro di Roma. E fa sorridere un po' che il primo e il secondo municipio abbiano zero come opere pubbliche, quindi il titolo secondo. Spero che nel corso dell'anno, insomma, con vari interventi di variazione di bilancio, qualcosa possa cambiare. Però su un territorio come... Vi prego, la fermo un attimo, vi prego, in questa trasmissione evitiamo la parola spero. Diamo perché ho detto spreco? Spero. Evitiamo i cittadini lo spero da parte delle, diciamo, persone che fanno politica, a prescindere dal colore. Il tema è che io ho certezza fin tanto che governo. No, chiaro. Fin tanto che governo posso chiaro, dire. Chiaro, però allora, un'altra cosa le voglio chiedere, poi sentiamo anche Rocchi a seguire Carpano, che una delle lacune più annose della nostra città è il trasporto pubblico. E anche qui, ragazzi, ma di che parliamo? Cioè, veramente. Allora, in vista di questi grandi eventi, si sta facendo qualcosa per implementare il trasporto pubblico? Allora, le faccio presente, Ieva, che io personalmente sono uno che ultimamente, nell'ultimo anno e mezzo, due, per mia scelta, sarò impazzito, sarà l'età, tendo a prendere molto poco la macchina. E mi piace girare, camminare, prendere la metro e compagnia. Beh, le devo dire che vedo delle cose che funzionano bene, altre che funzionano molto poco bene. Allora, primo, il trasporto urbano sugli autobus nella nostra città rasenta e ridicolo. Primo. La metro funzionicchia. Quando funzionano le scale mobili, lei non la prende, funzionicchia. Noi per più di un anno non abbiamo. Però mi metto poi nei panni invece di un turista che viene, o di 18-20 milioni di pellegrini che arriveranno nel 2025 e troveranno un trasporto di questo tipo. Succede il caos. Ci sta muovendo qualcosa, secondo lei? Vede, non diciamo speranza, ma luce. No, non parlo speranza, io faccio analisi dei dati e della situazione. Lei ha parlato chiaramente di utenza ulteriore che arriverà, ma io le ricordo anche che, non a lei, chiaramente a chi ci segue, che Roma Capitale ha un territorio che si affaccia sul mare. Quindi non solo si arriverà con l'utenza turistica al centro, ma anche il lungomare, dove non ci sono alberghi, però gatti. Deve arrivare a dare un'offerta turistica. Sì, ma qui dove vengo. Li mettiamo che non ci sono alberghi su Ostia? Ma parliamo tanto di Ostia, c'è un comparto turistico meraviglioso e poi non ci sono strutture ricettive. Esatto, ma io sono completamente d'accordo su questa visione di rivedere completamente l'aspetto turistico come strutture e andare a collaborare direttamente con gli operatori del settore. Però io stavo parlando anche e soprattutto nel caso di specie del trasporto pubblico, perché se da Roma, e ricordo che il decimo municipio è Roma e ha il mare di Roma, una metro mare così ridicola, che è una delle peggiori in assoluto d'Europa, non può essere degna di una città come Roma. Si è sempre parlato di un miglioramento del trasporto pubblico, dopodiché questa ferrovia è completamente disastrata. Però perché non ci avete messo mano voi nella giunta precedente? Allora, guardi, la metro mare è di proprietà della Regione Lazio, quindi è sempre stata di proprietà della Regione Lazio. Chi era l'adesso, mi perdoni? Cosa? Ero io, Rocca. Prego, diritto di replica, è un programma libero. No, ci mancherebbe, la Roma Lido fino a credo un anno e mezzo fa, prima che passasse all'asta, era gestita da Roma Capitale e dall'ARAC. I servizi. Quindi la manutenzione straordinaria aspettava la Regione Lazio. Ma non è una giustificazione questa. No, spiegatemi questo passaggio, perché non... La Roma Lido è, quindi, ex Roma Lido, oggi Metromare, è di proprietà della Regione Lazio, dove
Però Rocca diceva un'altra impropriamente, cosa. Impropriamente era stata affidata, perché impropriamente è stata affidata ad ATAC la gestione dei servizi, quindi la manutenzione straordinaria è in carico alla Regione Lazio. Quindi non è stata fatta manutenzione straordinaria, tant'è che dal 2016, magari mi potrete correggere se dico una cosa errata, ci sono questi fondi ministeriali, 180 milioni di euro, mai spesi, e forse arriveremo a vedere una tratta ferroviaria. Quindi dipende dalla regione, mi sta dicendo tratta, che non sono state spese, ferroviaria. Però che è così? Mi perdoni, per capire, per capire. Allora, la Roma Lido fino a poco tempo fa è stata in gestione ad ATAC e quindi anche quelli che erano gli interventi, diciamo, di manutenzione sulla rete li ha fatti ATAC, se non per quanto riguarda anche la gara per l'acquisto dei nuovi vagoni che devono arrivare, quindi di maggiori treni, ed è sempre stata trattata così. Quindi la regione di fatto ce l'aveva passata di sana pianta, seppur mantenendo in parte la proprietà. Gliel'abbiamo ridata, quindi ci dicono ad oggi che Astral sta mettendo in campo importanti investimenti. Ora lo verificheremo, perché insomma siamo entrati come centrodestra della regione ieri mattina senza il presidente Rocca, quindi adesso capiremo anche in che condizioni è la Roma Lido, se è vero che ci sono questi investimenti. Una notizia che abbiamo appreso in queste settimane proprio su una commissione che abbiamo fatto insieme al collega Carpano, e l'ha proprio sollecitato a lui, sulla fermata della metro, della fermata della stazione di Acilia, che sembrerebbe che si sta andando avanti con la progettazione, con la realizzazione delle aree di parcheggio, e da quello che ci hanno detto i tecnici in quella sede, sembrerebbe che per l'inizio del 2024, se non ricordo male, mi aiuti il collega Carpano, dovrebbe essere completata la stazione di Acilia. Uso il condizionale perché insomma, con i progetti e con le scadenze, ogni volta che gli uffici ce ne danno una, diventa sempre insomma abbastanza aleatoria. Però al netto di quello che appunto diciamo sulla competenza o meno, ha ragione il consigliere Ieva, cioè è una importante arteria di mobilità che collega una città, perché io considero il decimo municipio sostanzialmente una città, perché sperano quasi 300.000 abitanti, quindi considerarlo un municipio di Roma è francamente riduttivo. C'è una città che affaccia sul mare e che è collegata, come ben sappiamo, in maniera assolutamente ridicola con la città, diciamo, con la Roma, diciamo, più centrale. E questo è un problema, perché mi ricollego anche, se mi dà la possibilità, a quello che diceva prima il dottor Gatti. Cioè, nell'offerta turistica di Roma, al di là che non si fa promozione se non in maniera veramente ridicola e irrisoria, non c'è il mare, nel senso, noi non spieghiamo al mondo, se noi parliamo con i turisti che vengono in questa città, non sanno che Roma ha il mare, e è una pecca che si fa da anni a non promuovere anche questo aspetto, perché dire che a Roma c'è il mare, soprattutto su un certo tipo di turismo, parlo per esempio del turismo nordico, questo potrebbe comportare che quelle persone potrebbero scegliere di rimanere a Roma uno o due notti in più, perché dopo che si sono visti in Colosseo, San Pietro, Castel Sant'Angelo, la parte storica, magari se ne vanno due giorni al mare, che a noi da aprile in poi è una stagione fantastica fino ad ottobre, e noi avremmo aumentato le presenze e soprattutto le permanenze nella città di Roma, perché noi abbiamo una carenza rispetto ad altre capitali europee che è dovuta alla permanenza, cioè alle notti di permanenza. Stiamo a 2.2-2.3 quando le altre capitali stanno a 3-3.5, e una notte in più, due notti in più generano un'economia importante all'interno della città. Per rispondere a lei, è adeguato il trasporto pubblico di Roma alle grandi sfide? No, perché non è adeguato innanzitutto per la quotidianità, perché noi pensiamo alle grandi sfide, ma pensiamo ai romani, al calvario che ogni giorno fanno lavoratori, studenti, cittadini, chiunque tenti di muoversi con i mezzi pubblici in questa città. È totalmente inadeguato, sia su ferro che su gomma. Ci sono tanti progetti, ma come dicevamo prima, o i progetti si portano a Dama o rimangono dei bei rendering da far vedere durante le conferenze stampa o durante la presentazione dei piani del famoso PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. Ad oggi c'è l'unico investimento certo che abbiamo visto in queste ore, sono 2 miliardi di euro per il completamento della metro C, che sono arrivati dal governo di centrodestra e dal premier Giorgia Meloni. Per quanto riguarda l'investimento sul rinnovo della flotta di ATAC, che è necessario, l'ultimo acquisto l'ha fatto la Giunta Raggi, di questo ne voglio dare atto, cioè gli ultimi bus acquistati sono durante il mandato della Giunta Raggi. Ad oggi non vediamo un investimento per l'acquisto di nuovi bus, nonostante alcuni sono molto vecchi, quindi quando vedi che si fermano, che vanno a fuoco, che ovviamente si interrompono le linee, perché sono mezzi dove ormai è quasi inutile fare manutenzione, ci costa più la manutenzione per rimetterli su strada che non sostituirli. Chiaro. Perché autobus che hanno 10-12 anni di vita con decine di migliaia di chilometri
sul groppone non sono più mezzi che possono circolare in questa città. Chiarissimo. Allora, Carpano, arrivo subito a lei. Che ne pensa? Quindi in realtà ci troveremo con questa lacuna pazzesca del trasporto pubblico anche in previsione dei grandi eventi. E poi una domanda. Io so che spessissimo state sempre in consiglio. Cosa fate dentro questo consiglio che poi non si mettono a terra i progetti? Me lo spiega? Sempre sì. Il consiglio, ma è così complicato trovare un accordo quadro per far sì che le cose funzionino per i cittadini? No, è una curiosità personale. Allora, sì, guardi, inizio da quest'ultima. Lo sanno bene anche i colleghi, insomma, che hanno fatto vita consigliare nei municipi e in Augusto Cesare. Ma bastasse un accordo in consiglio comunale, avremmo risolto i nostri problemi. Il problema è che vanno fatte funzionare le società che erogano i servizi pubblici, quindi l'aula Giulio Cesare, i consigli municipali arrivano fino a un certo punto, poi la responsabilità è di AMA e di ATAC. Allora, io mi metto, visto che parliamo di trasporto pubblico, voglio mettermi nelle scarpe di chi prende la metro C ogni giorno, quindi su Roma Est, che deve aspettare 9, 10, 11 minuti di frequenza. Mi metto nelle scarpe di chi prende la metro B1, Ionio, Concadoro, quelle stazioni lì, e deve aspettare 7-8 minuti di frequenza. Mi metto nelle scarpe di chi prende la Roma Lido, deve aspettare 22-23 minuti di frequenza, e mi domando, ma di fronte a un servizio del genere, quanto aspetto prima di prendere la macchina e di mettermi in fila per andare al lavoro sulle strade? Molto poco. Ed è quello che è successo. Quindi, se noi vogliamo affrontare il vero male di questa città, che è il vero male, io credo addirittura più dei rifiuti, per quanto sia un'emergenza gravissima, che è la mobilità, dobbiamo innanzitutto gestire nel breve periodo quel poco ferro che abbiamo, gestirlo meglio, quindi quelle poche infrastrutture gestirle molto meglio, Roma Nord, Roma Lido e le metropolitane di cui parlavamo. E poi ovviamente dobbiamo fare la pianificazione, cioè espandere la rete. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo dare, e io credo che in questi mesi di primo governo, anzi ormai anno e mezzo, di primo governo di Patanè, che è l'assessore alla mobilità, e del sindaco, si poteva fare qualcosa di più. Ora, io sono all'opposizione, ma se fanno qualcosa di bene per la mia città, gli applaudo. Solo che fino ad oggi ho visto molto poco. Sulla Roma Lido, ad esempio, da tempo sostengo la necessità di prendere due treni della metro A, che è quella che tutto sommato si regge in piedi, e rafforzare il materiale rotabile, cioè i treni a disposizione della Roma Lido. Ma perché questo? Perché la Roma Lido, come veniva ripetuto in studio, ha un potenziale non solo di mobilità molto importante per un quadrante che ha 300.000 persone. Chiaro. Che ci abitano sopra, ma soprattutto chi c'ha il pane non c'è i denti, come si dice a casa mia. Cioè, noi abbiamo Ostia Antica. Guarda, si dice anche a casa mia, Carpano, quindi vada tranquillo. Sì, abbiamo il mare. Cioè, e noi di questa roba qua non ne parliamo, e a me fa una rabbia incredibile, perché questa città non è che c'ha qualcosa da invidiare ad altri, non ha niente da invidiare, potrebbe essere la regina delle capitali europee. Semplicemente si tratta che la politica faccia il suo lavoro. Noi ci siamo, speriamo che anche... No, senza speriamo, il sindaco faccia il suo lavoro. Quindi. Meno male che sei ripreso in calcio d'angolo. Stava dicendo qualcosa, Presidente? No, le domande sono tutte giuste. Vedo che le fumavano le orecchie mentre sentiva. Sì, perché le domande sono tutte giuste, e sulle risposte che non riusciamo bene a capire, forse non abbiamo sentite. Il problema delle metro è che noi, io ho due alberghi in centro storico, non sperduti per le campagne romane, io ho avuto più di un anno chiuse le tre principali stazioni, cioè Barberini, Piazza della Repubblica, no, Piazza della Repubblica, Esedra, Barberini e Piazza di Spagna. Cioè, voglio dire, più di un anno. Allora io ai turisti che gli dico? Che gli racconto? Che gli dico, scendete da lì e prendete un bus. Per un turista che abita in Danimarca è normale che forse si rompe e prende il bus, ma glielo dica lei a un danese di prendere un bus romano, dove non c'è un'indicazione, non si sa dove sta, non c'è nessuno che parla una lingua. Ma è una vergogna indecente, cioè che la risposta si possa solo vagamente immaginare, che la risposta possa venire da due società come AMA e come ATAC, significa che si vuole mantenere lo Stato nella situazione in cui sta. Voi potete coprirli di soldi, di autobus, di treni, di ferrovie, non succederà mai che quelle due società saranno in grado di gestire. E quindi le chiudiamo, Presidente, che facciamo? Il problema è politico, lo devono risolvere loro, ma quelle due chi ha creato il problema non può essere la soluzione. Chi ha creato il problema non può essere la soluzione. Allora, il CDA è stato cambiato, ben venga.
qual è il mandato che è stato dato alla CDA? Cioè Roma Capitale, per esempio per l'AMA, come ha fatto anche la Raggi, ha seguitato ad approvare il bilancio di AMA con i stessi costi degli anni precedenti? Questa è la risposta politica. E perché ha dato gli stessi soldi quando a Roma nel 20 e nel 21 era chiusa, non lavorava nessuno? Le persone che dell'ATAC fanno i biglietti, fanno le multe sulla strada, nel periodo in cui era libero e quindi non si potevano fare multe, chi li ha pagate? Perché li ha pagate? Vabbè, sono perché poi alla fine, alla fine, perché me ne preoccupo? Pubblici. Perché con quali soldi sono stati pagati? Vabbè, se c'era il Covid non era colpa loro. No, è stato pagato, però sono stati pagati con ragazzi nostri che stavano in cassa integrazione a 700 euro. Chiaro, chiaro. Allora, io vado a seguire Carparo, poi ci dobbiamo salutare. Sì, volevo concludere un attimino il discorso che facevamo, per esempio proprio su Ostia, no? La cosa curiosa che in precedenza, prima che arrivassimo noi in municipio, nelle mappe turistiche di Roma Capitale non era compreso il decimo municipio, quindi tu il mare nemmeno lo vedevi. Esistevate praticamente. Non esistevamo, okay, quindi benissimo. Non esisteva il mare di Roma, come è stato detto. E questa è una cosa molto grave. Voi come sapete, mancava... mi perdoni, lei sa sicuramente nel decimo municipio che se io prendo l'albergo al decimo municipio pago 6 euro a persona e tassa di soggiorno, cioè per una camera 12 euro, se attraverso la strada pago la metà, perché è Fiumicino. È un altro comune, chiaramente. No, lei però... sa che essendo Fiumicino, se io devo ricevere una persona importante e mando un NCC a Fiumicino all'aeroporto, Fiumicino... non si può avvicinare, deve attraversare la strada. Fiumicino conta 70.000 abitanti, Roma Capitale più di 2 milioni, quindi diciamo che... Concetto. No, volevo solo chiudere sul discorso sia turistico, è chiaro, ma anche sul discorso del trasporto pubblico, perché vorrei anche ricordarlo, oggi poteva anche essere peggio di prima. Perché comunque se ATAC non fosse stata salvata con il concordato, oggi stavamo con i piedi per terra, proprio fisicamente. L'ulteriore cosa, guardando i dati del bilancio, emerge che ci sono meno chilometri disponibili sui mezzi pubblici. Quindi le risposte che deve dare chi governa ad oggi sono insoddisfacenti, ripeto, sui municipi. Ma scusi, sta arrivando che avete pochissimo. Voi, una delle vostre cavalli di battaglia, non ho capito, il periodo che avete governato, uno dei cavalli di battaglia è che avete risanato ATAC. Attraverso il concordato hai la possibilità chiaramente di mantenere è particolare, nel senso che si mettono a disposizione degli asset di Roma Capitale non strategici, quindi c'è una vendita per risanare il debito sull'azienda, e questo ha permesso comunque di continuare a pagare gli stipendi e di non licenziare. Questa era una cosa molto importante. Però ritorno a dire che questo tipo di bilancio senza... le giuste coperture economiche, finanziarie, perché non possiamo puntare tutto sul Giubileo, sui fondi del PNRR, quando ai municipi non arriva nulla. Chiaro, o non si è capace di spendere, questo perché questa è la cosa più grave. L'incapacità di spendere è forse una delle cose più gravi della politica in assoluto, che un conto che non c'è soldi, un conto che c'è soldi e non li usi, cioè, perdonami, proprio lì veramente... Lavoriamo sulla struttura amministrativa. Ti cascano le braccia per non dire qualcos'altro. Carpano, prima di salutarci... Rapidamente, io mi metto nelle scarpe di un cittadino che ci ascolta e dice: oddio, non c'è una soluzione per uscire fuori da questo caos. Invece c'è. In Italia abbiamo una cultura ferroviaria di grandissimo livello che il mondo ci invidia. Mettiamo a sistema i dirigenti di Ferrovie dello Stato per ATAC, su l'AMA prendiamo quello che fanno a Milano e Torino, cioè la multi-utility, cioè diluire la società che fa lo spazzamento e la raccolta rifiuti nelle società quotate energetiche per dare un travaso di efficienza. Sulle infrastrutture, uniamo la Roma Lido alla linea B per dare continuità a un'unica grande infrastruttura che dal Colosseo porta al mare. Insomma, le soluzioni ci sono, non c'è da disperarsi, semplicemente la politica deve fare il suo mestiere. Chiaro. Noi siamo qui, facciamo un'opposizione responsabile nell'interesse di questa città che non ha niente da invitare a nessuno. Benissimo, io vi devo salutare. Gatti, vedo che annuiva, insomma... Beh sì, decisioni radicali. Almeno delle idee. Delle idee, ma decisioni radicali, non perfetto. Si può... Perfetto. L'appuntamento con noi torna immancabilmente domani. Comunque, nonostante tutti i problemi, sinceramente,
viviamo nella città più bella del mondo. Posso dire un'ultima cosa importante? Sì, Carpo, io sto chiudendo, prego. Ormai l'ha detto, vada su, fa come gli pare, che ne so io, prego, vada. Come sa, insomma, c'è stata l'improvvisa scomparsa del senatore Bruno Astorre, penso che sia giusto, a prescindere ovviamente da qualsiasi tipo di colore politico, mandare un pensiero a lui per questo, evento. Chiaro, ha fatto benissimo allora ad entrare e a dare questo importante ricordo. L'appuntamento con noi torna domani. Passate una buona serata. A domani. Roma Multiservizi S.p.A. da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo un'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it. Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmands. Ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. If you want, you can marry, look at me. Ristorante Gourmands, presso Hotel The Building, in via Montebello 126, Roma. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story.